Eccoci e bentornati sul mio canale. Riprendiamo con Lara, riprendiamo con Tomb Raider. Dopo la morte di Alex dobbiamo tornare nel bunker militare. Qui che c'è? Ok. Presumo che si salga qui. No? Andiamo di qua. Ok. Perfetto. Ora abbiamo gli attrezzi necessari per riparare la barca. Così almeno... con la barca, di cui tieni premuto per risalire rapidamente sulle corde tese. Che spettacolo il risalitore, oh. Tiè, guarda qua. Avevamo fregato a quell'omone gigante. Ok, andiamo. E stavo dicendo che così possiamo tornare al monastero. Lo prendi? Oh, oh, no, no, no! Ma dove vai? Lara, ma perché te sei attaccata alla corda? Non mi dava nemmeno il simbolo per attaccarmi. Ma che cacchio do cacchio si è annata? Già te, mannaggia. Quando mi muore così, veramente, mica l'ho capito perché mi sono andata di sotto. Ma che cacchio. Allora, qua possiamo andare. Perfetto. Via. Via di risalitore. Quindi dobbiamo tornare al monastero per risolvere l'enigma delle tempeste e riuscire così, prima o poi, ad abbandonare questa cacchio di isola. Allora, qua non si può fare niente. Qua, perché la corda non mi dice che la posso prendere? No! No! Perché? Ma perché me te butti di sotto? Perché? Io sto cercando di capire come faccio a prendere la corda, ma non me la voleva far prendere. Già la miseriaccia, ma che è? Ogni tanto veramente muoio in maniera veramente proprio stupida che non ne capisco il motivo. Però vabbè, dobbiamo riuscire assolutamente a prendere la corda. Io voglio la seconda corda. Non capisco perché non me la fa prendere. Non appare neanche la X per salirci. Adesso provo a fare il salto dritto per dritto. Per forza quella dobbiamo prendere, perché non è che abbiamo altri escamotage per scappare, eh. Fammi vedere. Vai, prendila. Oh, mo l'hai presa, mannaggia a te. Prima no, eh. Prima no. Allora, qua che è? Che... prendi. Le prese? Che erano bacche? Perfetto, allora questo l'ho analizzato prima. No, l'arco. Vai. Poi dici, non ci facciamo sentire. Oh, attenta. Oh, ecco qua, buco. Si scende. Vecchi diari di bordo. Dopo mesi di scavi, finalmente abbiamo nuove informazioni sugli insoliti fenomeni atmosferici che flagellano l'isola. Presso il nostro sito costiero è stata scoperta la tomba di un importante generale di epoca Kamakura. Questo ritrovamento è il tassello mancante. Finalmente potremo controllare le tempeste. Gli scavi hanno destato gli ioni tra le rovine. Sono furibondi. Dobbiamo raggiungere la sala sacra nel monastero. Laggiù si deciderà il successo o il fallimento della missione. Vedete, pure l'intelligence aveva scoperto qualcosa di interessante in merito a questo monastero. Ci deve essere per forza un segreto, come dice Lara. Torna al campo dei superstiti in spiaggia. Mi servono risposte. Lo so, dobbiamo assolutamente risolvere questo discorso delle tempeste, perché sennò ce ne stiamo per andare da sto cacchio di posto. Ah, guardate dove siamo tornati. Oh, attenta. Piano. Vediamo un po' se stiamo andando nella direzione giusta. Qua, qua si recuperano pure munizioni, sto cacchio. Spero non ci sia più nessuno, perché qua avevamo fatto veramente ambassa di nemici. Aspetta, vedevo. Perché mi dice là? Ok. Che l'altra volta c'era il gas, non potevamo uscire da sta parte, se ben ricordate, quando c'erano tipo tutti i nemici. Ok. Perfetto.
Allora, eravamo passati qui. Vediamo un po' se... Aspetta, adesso dobbiamo fare sicuramente tutt'altra strada, perché non voglio nuovamente morire. Quindi tiriamo questa e dovrebbe venire giù il muro. Vai! Perfetto. Piano, Lara. Piano. Qua che c'è? Anno 6 dell'era Meiji, ovvero il 1873. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. La moneta porta fortuna di un soldato. Una su tre monete antiche. Pensa te, ogni volta qualcosa di nuovo. Allora, qui c'è una corda. Non so se la dobbiamo prendere. Io direi prima di andare qui, da cui ci potremo sempre attaccare. Quindi io direi di andare qui. Quella corda non prometteva niente di buono. Vai. Vai, perfetto. Scendi giù. A posto. Siamo pure all'accampamento. No, ma l'accampamento non mi serve niente, perché non mi sembra che abbiamo punti, abilità o cose strane da potenziare. Quindi direi di andare avanti così. Torniamo all'isola dei nostri amici, così vediamo di sistemare questa barchetta. E poi nel prossimo accampamento vediamo un po' di fare il punto della situazione, punti abilità e potenziamenti vari. Ora, più che altro, la cosa difficile è riuscire a dire agli altri che vogliamo prendere la nave non per scappare, ma bensì... Era di qua? Non per scappare, ma bensì per raggiungere il monastero. La regina del sole invecchia. Presto indicherà un erede. Temo che sceglierà me. Sono la sua favorita. Mi vizia, mi considera la sua preziosa primogenita. Non mi perde mai di vista. Mi pettina e mi abbiglia come se fossi una bambola. Tutto ciò mi turba oltre ogni dire. Ma a sconcertarmi di più è il modo in cui mi fissa. Come se si stesse rimirando allo specchio. Fatto notte. Quando c'è sta il buio così non è che sto molto tranquillo, eh. Vediamo un po' qua perché ci fa tirare il muro. Vai, 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 tira, tira. Ah, così tanto per. Perfetto, andiamo, si sale. Andiamo, andiamo, andiamo. Voglio pronti, partenza tra 10 minuti. Nuovo accampamento grotta. Questo è una trappola mortale. È un nascondiglio perfetto per i prigionieri evasi. Sempre che non siano già morti. Sta da solo questo? Dimmi di sì. Ok. Zitto. No, cacchio, ci ha visto. Come cacchio ha fatto a vedermi? Vai. Vediamo come salti in aria. Boom. Va bello. Chi è? Beccate questa, va. Vediamo un po' se zoppi in aria. Oh, col cacchio, eh. Oh, 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 oh. Forza lotto. No. E che cacchio. Vedo quanti che sparano questi. Sono devastanti, eh. Oh. Mi ho tirato due bombe, due granate. Cacchio, non ti hanno fatto niente. Ok. Prendi tutto. Infatti diciamo 299 dei materiali. Quindi neanche ci potevamo fare più di tanto. Qua e qua. Perfetto. Continuiamo. Arrivo. Chi è? Che spettacolo. Bellissima ambientazione così, oh. Mamma mia. Una serie alternata di corde per arrivare fino all'isola. Tomba segreta vicino. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui, così nel prossimo video torniamo dai nostri amici con gli attrezzi necessari per riparare la barca e vediamo praticamente che cosa succederà. Penso che adesso dal prossimo video cominceremo veramente ad entrare nella trama vera di Tomb Raider. Ci vediamo nel prossimo video
con Lara e con Tomb Raider.